Ciao a tutti e benvenuti. Oggi tanti argomenti che riguardano il nostro Milan, quindi vi aspetto tutti dopo la sigla. Ancora lì avanti. Leo, è solo Leo! Che arriva dall'Atlantico, Rafa Leão mette in porta il pallone del 3-1, è un Milan straripante, conduce per 3-1 sull'Inter e Rafa Leão è assolutamente inarrestabile. Inarrestabile, ha fatto un gol non oggettivi perché ha preso il pallone, ne ha dribblati uno, due, tre giocatori, ha tirato praticamente con l'uscita Handanovic, l'ha messa da sinistra. Benvenuti alla nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere il solito like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV se ancora non l'avete fatto, completamente gratuito, e attivate anche la campanella in modo tale che ogni volta che ci sarà una notizia riguardante il Milan attraverso le nostre rubriche, edizioni straordinarie, anteprime, prepartita, post partita, la cronaca della partita, lo saprete in tempo reale. Diciamo che oggi la prima notizia logicamente non può essere che il ritorno con la mente a quello che è successo ieri l'altro sull'arbitraggio del tedesco Silbert con rigore ed espulsione di Tomori. Sono continuati i commenti e la sua prestazione, sinceramente sono stati tutti negativi da parte di ex arbitri, di giocatori, dirigenti. L'ultimo è stato ad esempio dell'ex arbitro Ceccarini che dice rigore uccide, un rigore di questo tipo uccide questo sport. Albertini stesso ha detto che dopo il rigore assegnato al Chelsea l'espulsione ha spento, ha girato canale. Cambiasso lo stesso dice che questo era un contatto normale di gioco, un minimo di contatto nel calcio ci deve essere, e lo stesso Mount, quello che ha subito il fallo, ha detto che è rimasto sorpreso dal fatto che sia stato dato il rigore. Ecco, tutto questo ci dice appunto della decisione sbagliata e completamente errata da parte dell'arbitro tedesco Siebert. Proprio per questo il Milan sta preparando una memoria riguardo gli errori arbitrali che il Milan ha subito in questi ultimi 2 anni e mezzo, a partire dalla Europa League, il gol annullato a Chessy contro il Manchester per fallo di mano che nessuno ha visto, a partire poi, continuando a partire, al fallo di mano invertito contro l'Atletico Madrid in casa che ha portato alla vittoria negli ultimi minuti l'Atletico Madrid sul rigore inesistente con espulsione di Chessy nel primo tempo, passando poi ai due falli su Bennacer, andata e ritorno, che ha portato 2 gol del Porto, e passando infine all'ultimo proprio che è stato fatto 2 giorni fa contro il Chelsea. Non so quanto questo memoriale può servire, però comunque è un passo che la società sta facendo per cercare di far svegliare i disegnatori e la UEFA in generale per quanto sta avvenendo ormai da 2 anni e mezzo al Milan a livello internazionale. Passiamo adesso a un'analisi un pochino della nostra classifica. La classifica logicamente si è un po' ingarbugliata, abbiamo adesso il Chelsea in testa con 7 punti, il Salisburgo con 6, Milan e Dinamo Zagabria con 4. Diciamo che con 2 vittorie sicuramente passiamo il turno, su questo non c'è dubbio. Potrebbe essere sufficiente anche una vittoria e un pareggio, questo dipenderà dal risultato che ci sarà fra Salisburgo e Chelsea tra 10 giorni. Perché nel caso in cui noi vincessimo a Zagabria con la Dinamo e il Chelsea battesse Salisburgo, sarebbe sufficiente poi un pareggio in casa con Salisburgo per poter passare il turno. Logicamente il discorso sarebbe diverso se il Salisburgo vincesse in casa contro il Chelsea. A quel punto la situazione si ingarbuglierebbe ancora di più e renderebbe obbligatoria una vittoria col Salisburgo. Quindi diciamo che l'obbligo è innanzitutto sono i 3 punti contro la Dinamo di Zagabria. Poi dipenderà logicamente, come ho detto prima, dal risultato di Salisburgo-Chelsea. Potrebbe bastare anche un pareggio Zagabria nel caso in cui Salisburgo e Chelsea pareggiassero, però è tutto molto incerto, di conseguenza il consiglio sarebbe sempre di puntare a vincere a Zagabria, anche se sarà un ambiente non sicuramente facile. Ambiente non facile in cui probabilmente rientreranno sia Maignan sia Kier.
Maignan è guarito dall'infortunio, ancora non ha il nulla osta dei medici per potersi allenare con i propri compagni, e quindi non sarà disponibile per Verona, però già con il Monza sicuramente sarà disponibile. Quindi Maignan a brevissimo sarà recuperato, cosa molto importante, e anche Kier dovrebbe proseguire lo stesso cammino. Per quanto riguarda poi il discorso della partita prossima con il Verona, probabilmente potrebbe esserci l'impiego di Messias dal primo minuto, con un Diaz forse trequartista, però appunto andrà visto un pochino, perché logicamente bisogna vedere anche come i ragazzi stanno dopo la partita contro il Chelsea. Per quanto riguarda il Verona è stato esonerato Cioffi, e l'allenatore ora ancora non è stato nominato. La società aveva pensato di rivolgersi a Lopez, mentre la squadra vorrebbe avere Bocchetti come allenatore. Quindi un po' di caos a Verona, speriamo che il caos poi ci aiuti a portare via 3 punti domenica, che sarebbero molto importanti. Per quanto riguarda poi il mercato, parliamo di Leao. Allora, dopo le parole di Maldini in cui diceva appunto di voler chiudere Leao entro dicembre, fare Leao entro dicembre, sembra che martedì, confermato anche da Luca Serafini, oltre che da calciomercato.com e dalla Gazzetta, ci sarà un incontro tra i dirigenti del Milan e l'avvocato che tiene gli interessi di Leao. Il Milan sembra che proporrà una proposta attorno ai 5 milioni circa stagione fino al 2027, con l'aiuto nel pagamento della multa di risarcimento al Sporting, che non è più di 20 milioni ma si aggira sui 9-10 milioni, quanto il restante dovrà essere pagato dal Lille. Quanto questo, il TAS ha confermato la condanna al Lille di pagare, in quanto anche la squadra francese ha ottenuto benefici dall'arrivo a costo zero di Leao. Logicamente continuano le voci di interesse su Leao, sono state assommate oltre al Chelsea altre 3 squadre, il Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona. Logicamente adesso manca il City, che non hanno messo, lo metteranno nei prossimi giorni, però logicamente il giocatore come Leao può interessare solamente a squadre che possono spendere tanti soldi. Però come ho detto, Milan è intenzionato a tenerlo, Leao sembrerebbe intenzionato a rimanere, e il nodo soprattutto sembra sia proprio questo discorso del pagamento di questo risarcimento, che Milan sarebbe intenzionato in parte ad aiutare a pagare Leao. Vedremo se si troverà appunto una quadra finale. Ieri c'è stato poi il quarto dibattito relativo allo stadio, quasi dibattito pubblico. Ad oggi non è venuto fuori grosse cose. C'è stato nel terzo dibattito la presentazione da parte di alcuni architetti di un progetto che riguardava il rifacimento di San Siro. Secondo loro era possibile farlo. È un progetto che a prima vista sembra abbastanza semplicistico, in quanto poi le preventive erano stati fatti prima degli aumenti dei prezzi delle materie prime, quindi sicuramente non erano più attendibili. Seconda cosa, bisogna capire dove Milan e Inter giocherebbero per i 3 anni in cui sarebbero necessari i lavori. Nell'ultimo dibattito invece è venuto fuori una questione riguardante gli ambulanti, quindi sono questi 64 ambulanti che lavorano all'interno dell'ambito di San Siro con le sue bancarelle, e i 30 che invece sono appena fuori. Il nuovo progetto non prevederebbe spazi per ambulanti, cosa confermata anche dai responsabili di Inter e Milan. Però logicamente ci saranno spazi commerciali e di cibo e bevande all'interno dello stadio, per cui sarà su questo che responsabili del Milan rispondendo alla domanda da parte della associazione ambulanti, hanno detto che probabilmente si cercherà di trovare un accordo che possa prevedere anche una prelazione da parte di ambulanti di alcuni spazi di food and beverage all'interno dello stadio. Logicamente non ci sarà posto per tutti, la soluzione non sarà logicamente soddisfacente per tutti, però le due società cercheranno di venire incontro alle esigenze degli ambulanti. Infine c'è un'ultima statistica, che Milan Inter, rientrando fra le 16 squadre
più importanti a livello europeo, logicamente diciamo, ci vuole appunto anche uno stadio al suo livello, tanto più che sia Milan che Inter stanno facendo dei sold out uno dietro l'altro. Il Milan le ultime due partite, fra la partita con il Chelsea e con la Juventus, praticamente ha avuto 150.000 spettatori, e sono le uniche due squadre nelle prime 16 europee che pagano ancora un affitto dello stadio. Questo fa capire quanto siamo indietro rispetto al resto d'Europa, rispetto ai top team, e quindi diciamo, è necessario, come ho già detto varie volte, lo stadio per cercare di iniziare a ripianare questa distanza. Confronto col Chelsea, che dallo stadio guadagna il doppio di quello che incassa in Milan da San Siro, pur avendo uno stadio più piccolo, pur avendo lo stadio anche in una zona molto centrale di Londra, molto diciamo, abitativa, quindi con poco spazio attorno, ci fa capire che lo stadio deve essere ammodernato, deve essere fatto nuovo, perché San Siro, come abbiamo già detto, una ristrutturazione ulteriore diventa complicata, costosa e molto improponibile. Per oggi abbiamo concluso, vi ricordo stasera alle 22 DNA Team con tutti noi a rispondere alle vostre domande, a parlare ancora di Milan-Chelsea, anche cercheremo di superarlo perché effettivamente ormai il danno è stato fatto, per parlare con Verona-Milan, di mercato, di tutto ciò che vi può interessare, e saremo disponibili a rispondere alle vostre domande come al solito. Vi ricordo quindi like al video, vi ricordo anche di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV se ancora non l'avete fatto. Cliccate sul tasto iscriviti e poi sulla campanella per rimanere aggiornati. Se potete, poi donazioni e abbonamenti per aiutare il canale. Ciao a tutti, buona giornata, forza Milan, ci vediamo stasera.